Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Dopo il gol a Stem Unity con la Virtus Bianco Verona, non riesce il Rimini a portarsi fuori dalla zona rossa di classifica, facendosi risucchiare nei piani bassi, dando nuova linfa a un fanalino di coda che sembrava spacciato e che invece una partita equilibrata contro i biancorossi ha il merito di trovare la via della rete e di scendere in campo in maniera più combattiva rispetto all'inizio timoroso. Per il Rimini continuano i problemi in zona gol, ma se il Volpe anche sostiene quanto detto. Nel tempo abbiamo mantenuto il pareggio fino alla fine del primo tempo, poi nel secondo tempo secondo me abbiamo preso in mano il pallino del gioco fino al gol, che dopo abbiamo avuto la miglior reazione nostra dopo il gol subito. Di solito quando subiamo un gol ci abbattiamo, invece questa volta per me la reazione è stata buona e poi la partita non siamo riusciti a segnare, a pareggiarla e abbiamo perso. Allora, inutile che proviamo a raccontarvi la gara. L'emozione si fa per dire, le vediamo assieme quando i padroni di casa si gettano in avanti al sedicesimo con questa discesa di Celli, con Lulli che viene premiato nell'inserimento ma non dal suo piede. Al 24esimo Infano si rende in maniera più concreta pericoloso sotto porta quando da corner Lazzari pennella per la testa di Sosa, ma Scotti compie il solito miracolo. La risposta del Rimini è a cura di Guiebre, stop e tiro dalla distanza, pallone che finisce fuori di un nulla. Al 32esimo la disposizione delle due squadre su questo calcio piazzato crea qualche curiosità sugli spalti, ma non in campo, dove Lazzari indirizza il pallone sulla testa di Sosa, il quale chiama nuovo miracolo l'attento Scotti. Al 37esimo la punizione da posizione di filata di Cannido benedice la porta difesa da Voltorini. Sarà questo l'unico tiro in porta in 90 minuti. Evidenziatolo e sottolineatelo bene, mentre dall'altra parte, nell'unico minuto di recupero, Brighi rischia di combinare la grossa su questo tiro di Vitturini. Nella ripresa ti aspetti un Rimini diverso, che quantomeno abbia una reazione, ma la reazione la mette in pratica Ferrante, che si beve da solo tanti uomini in maglia bianca prima di vedere all'opera una nuova tela appesa per aria che porta il nome di San Francesco Scotti. Quando il Rimini sembra affondare, ecco che Petti mette un perfetto assist al centro per la testa di Candido, ma il pallone si spegne sull'esterno della rete. Al 62esimo il Fano passa, punizione di Lazzari, Vitturini impegna severamente Scotti, i difensori biancorossi non riescono a salvare, ma da due passi Celli si ritrova il pallone per il più facile dei gol. 1-0 e sarà questo il gol partito di una sfida che riserverà tante perdite di tempo ad ogni fallo fischiato ed un'unica emozione, quella inerente alla punizione di Candido arrivata al minuto 78 con Vitturini che svirgola il pallone rischiando un clamoroso autogol. La sintesi di questo match: un Rimini troppo brutto per essere vero, un solo tiro in porta che scheggia la traversa, un fallo non certamente irresistibile che ha avuto il merito di crederci creando almeno 4 palle gol, riuscendo ad essere stoppato in 3 occasioni da Scott, ma dove non arriva il portiere devono arrivare gli attaccanti, ma se non si tira in porta e si corre tanto si rischia di tornare a casa con 0 punti e di correre a vuoto. Dietro la lavagna mettiamo Volpe, fuori dal gioco, spesso a terra, nessuna conclusione verso lo specchio della porta. Non è assistito a dovere, questo è vero, ma occorre anche prendersi il pallone e cercare la cosiddetta giocata. Per il Fano il migliore è Ferrante, corre e mostra giocate di qualità.